Sento gli spiriti in casa. La gente mi è venuta a trovare con la preghiera. Sono molto contento, voglio bene a tutti. Solo che è fastidioso. E ci sono presenze strane. E i preti si sentono voci. Si vive insieme alla gente senza neanche accorgersene. E quindi è un po' pericoloso navigare, perché non si sa con chi si parla. E quindi il problema è se la gente sta bene o sta male. E in pratica tutte queste preghiere che ho fatto in questi anni sono pericolose, servono molto per la mente, per la salute mentale. Solo che in pratica è difficile capire dove si può arrivare. Il problema è questo, che conoscendo la gente, il sistema che si usa di comunicazione va al di là delle aspettative, perché è superiore a quello che uno si aspetta quando si naviga. Perché in pratica che succede? Se uno naviga con 5 amici, o con 55 amici, o con 1000, è diverso. E quindi io che ne ho parecchi non mi lamento. Però c'è chi ne ha di meno, meno consolato. Perché l'amore è importante, no? E quindi magari Facebook, Zuckerberg, no? Che fanno? Si fanno i calcoli e dicono questo a questi amici, questo a questi amici. E questo sta bene e questo sta male, allora io non mi lamento. Però c'è chi sta male perché ne ha pochi, però non li chiede perché ha paura. Intanto io non è che mi voglio esporre tanto. Faccio queste cose su Facebook, no? Metto questi post per consolare la gente. Perché in pratica che succede? Se uno consola la gente è una manifestazione di amore. Perché l'amore è quello che io cerco di comunicare alla gente, no? Cerco di comunicare amore. Allora l'amore è la prima cosa che si mette in ballo, è il cuore. Allora il cuore va lasciato stare, la mente pure si sta zitta.